Buongiorno e benvenuti all'aperitivo di Pasquetta. Innanzitutto tanti auguri a tutti. Oggi è una bellissima giornata, una giornata che di solito viene consacrata per le gite fuori porta, per le scampagnate. Oggi faremo un aperitivo, una scampagnata domestica, un aperitivo sul balcone, però circondati da un'atmosfera bucolica, diciamo così. Abbiamo per brindare alla Pasqua e brindare anche alle prossime festività e soprattutto ad una imminente ripresa, ad un imminente ritorno alla vita normale, abbiamo deciso di brindare. Io ho deciso di brindare con un prodotto degli amici della cantina Cascina del Colle. Io sono una giornalista, mi occupo di enogastronomia anche e mi chiamo Monica Di Pillo e ho deciso proprio di oggi di brindare, tra l'altro, con questa Magnum degli amici di Cascina del Colle. È una falanghina brut spumante biologica. Questa è una falanghina da 1,5 litri che adesso apriamo, però la cantina ovviamente ha anche formati standard. Questo adesso lo apriremo, così brinderemo al nostro, diciamo, alla Pasqua e, ripeto, soprattutto al ritorno ad una vita normale. Come sapete tutti, in questo periodo ci sarebbe dovuto essere il Vigili, sarebbe dovuto partire fra qualche giorno, e purtroppo però quest'anno niente Vinitaly, niente Provine, e quindi abbiamo così, ho aderito di buon grado all'idea degli amici di Cascina del Colle di fare una Vinitaly domestico, insomma, un po' come se ci trovassimo al loro banco, al loro desk di assaggio al Vinitaly. Questo è anche per me il primo anno che non vado a Verona. Ecco, qua siamo pronti, uno, due, tre, stappiamo! Ecco, già possiamo notare che inizia appunto questo perlage. Sappiamo che le Magnum sono sempre le versioni migliori. Allora, adesso faremo un po', dirò cosa penso di questa falanghina, che, ripeto, si presta peraltro benissimo per gli aperitivi. Allora, come possiamo vedere, è già il colore. Questa è una falanghina. La falanghina è un vitigno autoctono campano, però in questo caso l'esperimento molto divertente che Cascina del Colle, che insomma Alessio D'Onofrio e papà Nazario col fratello Gianluca hanno voluto fare, affidandosi all'enologo Vittorio Festa, cioè piantare questo vitigno autoctono campano in Abruzzo. Così c'è stata questa contaminazione e devo dire che il risultato è davvero sorprendente. C'è questo vitigno, un vitigno, come vi dicevo, autoctono, che era stato anche un po' abbandonato negli anni, un po' come era accaduto anche per i nostri autoctoni, Passerina e Pecorino e Cococciola. È un vitigno che è caratterizzato dalla freschezza, dall'acidità e anche da queste note che possiamo riscontrare giallo paglierine. L'azienda ha deciso quindi di piantare, e sono dei appunto filari, in Abruzzo questo vitigno autoctono campano per un esperimento, e hanno dato vita a questo vino biologico, spumante brut. Questo è un metodo Charmat, è un metodo Charmat lungo perché sta 3 mesi in autoclave, ed è, diciamo, proprio caratterizzato da questo, come possiamo vedere, questo perlage molto fine. Adesso sentiamo anche queste note. Cioè, la caratteristica della falanghina è proprio questo bouquet anche che si apre.
riscontriamo appunto una morbidezza incredibile, anche un'ottima acidità che conferisce freschezza alla beva e soprattutto si presta ad essere abbinato, come dicevamo prima, è ottimo per gli aperitivi, ma si presta ad abbinamenti a tutto pasto di fatto, proprio per la sua incredibile morbidezza e per il suo equilibrio, però c'è questa nota acida, fresca, che consente di abbinarlo con tutto. Noi oggi per il nostro aperitivo abbiamo pensato di abbinarci delle fragole. Ecco a voi, quindi grazie e auguri di buona Pasqua e grazie agli amici di Cascina del Colle.